si sente si sente ditemi qualcosa si sente bene se siamo tutti tutti live tutti live vediamo un po cosa mi dite cosa mi dite cosa mi dite aspettate un attimo eh, mi piace già questa risposta guarda Ancora un'attrezzatura nuova. Ci miglioriamo. Cerchiamo di migliorarci. Eh, ragazzi, anche i dettagli possono fare la differenza. Eh, giù. Ben trovato intanto, sempre grazie per il tuo supporto. Salva, ciao, allora, come ci ha messi? Si sente, si vede. Tutto perfetto. Rana nana, grazie. Grazie, ah, noi siamo gente umile e siccome io ho troppo rispetto per gli amici io non li chiamo mai come sapete follower, uh, iscritti, utenti, user, per me siete amici ovviamente virtuali sperando come dico sempre che un giorno per qualsiasi motivo o un po' per volto perché ti trovi in un posto si possano conoscere sempre qualcuno di voi dal vivo che è sempre la cosa migliore come abbiamo fatto vedere per esempio a Pescara con gli amici che ci siamo visti di persona, perciò per me bisogna avere rispetto perciò non dico la qualità nel chi parla ma almeno che si possa sentire bene avere dei dettagli decenti che mi dite? dai, vogliamo eh, cominciare a frizzantinare, frizzantinare si può dire no ma io lo dico, licenza poetica Chiesa, ditemi su chiesa cosa ne pensate. Ditemi su chiesa cosa ne pensate. Ditemi su chiesa cosa ne pensate. Cosa ve ne pare. Cosa dite? Io ho già detto la mia. L'ho scritta. Ho fatto uno short. Ho fatto un reel. Ho detto quello che penso, premettendo sempre che io avrei rinnovato chiesa. Eh? Per questo, perciò, lo dico dal mio punto di vista. Alex Zizu, io trovo che ci sia dai nostri, per come la vediamo noi ovviamente, dall'esterno troppa confusione, però per esempio oggi che non ci sia stato giunto lì nella conferenza del giocatore al momento più importante, sia come investimento sia per quello che può essere l'importanza nel campo, eh, qualcosa significherà. Eh, allora, noi possiamo avere dei malumori, della non contentezza, l'importante è che abbiano loro un progetto in testa, perciò questo per noi deve essere importante che poi giudicheremo parlando tra di noi, eh, avendo delle idee anche contrapposte o parlando tra di noi il primo settembre, che ovviamente si chiude il cerchio. Certo che secondo me siamo in ritardo, questo credo che non possa negarlo nessuno, secondo me siamo in ritardo. Su Chiesa devo finire di ascoltare la ricostruzione di Monblano ma mi pare di aver capito che la cosa è passata in mano al padre e no 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 che non ha ragione Luca non va bene non va bene perché questo sta creando casino da marzo con ramadani tu non puoi prendere la palla al balzò che non hai offerte di squadre che magari pensavi potessero volerti e invece non è così perché io ho fatto pure questo io ho fatto una critica al padre proprio perché lui ha vissuto certi livelli certi ambienti certi infortuni Diciamo certe difficoltà, perciò di cosa cavolo stai combinando a chiedere 8 milioni dopo due anni che non giochi. Troppo facile dopo che l'europeo non è andato bene, non si è avvicinata a nessuna squadra che magari ti possa offrire ciò che vuoi. Io la trovo un po' una convenienza, Gio. Sulla ricostruzione ci sta tutta quella di Luca Monblano, però si deve svelare prima anche il padre, eh? dal mio punto di vista. Se rinnova cifre Cifrumane, siamo amici come prima. Allora faccio un'altra domanda. C'è scontando, grazie del, del follow. Io allora ti faccio un'altra domanda. La la faccio a tutti, ovviamente. Mi posto questa cosa. Mi è venuto in mente di fare una. Non dico provocazione. Un modo di pensare. E non è un atto di debolezza della società. Chiedo eh, come la pensate voi. Io vorrei una società tosta. Ci vado a rimettere, magari dal punto di vista tecnico, ma ora te ne devi andare. Questo è il mio. Cambiati i tempi, cambiate il calcio, tutto quello che volete. però qualcosina, secondo me. Allora, vediamo un po'. Chiesa si è dimostrato un bambino iniziato. Il padre se n'è accorto troppo tardi. Ripeto, secondo me, è Salva, e sta cercando di rimediare per lui e la gente. Ma, ormai... ma non c'è bisogno di avere la gente. Se io mi comporto. Io dico sempre, io sono il padre, ci sta, c'è sempre il cuore del figlio, nel senso che io ho cioè a cuore mio figlio. Però poi se sono capace a distinguere le due cose, non c'è bisogno di ramadani. Ando io a parlare con le società e per il bene di mio figlio cerco di trovare la situazione migliore, non posso mettere mio figlio in un casino clamoroso dove stai avendo una, una tifoseria che ti ha sempre voluto bene, ti ha sempre stimato. Abbiamo detto di cambio dell'allenatore, magari lo possa aiutare. È stato infortunato. Ha avuto un sacco di problemi. Ha giocato a volte con la paura. Non ha giocato a volte perché sentiva il dolorino. Noi gli siamo stati sempre vicino. Tu non puoi arrivare a Siagosta Agosta e mettere questi cuoricini bianco-neri. Devo dire comunque che Chiesa è un procuratore per cui non è ho... bravo perché lui quando fanno riferimento facciano riferimento al povero Raiola faccio un esempio pratico lui cerca di far far carriera, ovviamente anche per i suoi interessi a Holland sfuggita la cosa di che poteva, poteva venire alla Juve con che non ci ricordiamo che Marotta volevamo mandarlo in under 23 Marotta ricordiamo e, però disse non si va subito in un grande club passiamo dal Borussia Dortmund costruendo la carriera tanto poi il grande club arriva e i soldoni arrivano e ciao Chiesa è un ex giocatore, può fare come vuole, tanto lo farà ugualmente. Sì, chiaro. Però se dico l'alternativa a Cop, qualcosa non qua. No, no, ragazzi, Coop Mine. Secondo me non è alternativa a Nico Gonzalez. Tu due esterni li devi fare. Poi, se dovesse rimanere Chiesa, ne fai uno. Però due arrivano. Roby, ciao a te. Roby, bette che grandissimo. Ciao Frank, se paghiamo tutti i di 30 milioni siamo matti. Secondo me cifra clamorosa, arriveremo a quella, però resta un mio, un tuo, magari il pensiero di qualche altro. L'alternativa chiesa chi è? Uno che va a pagare... Eh, però, Giovanni, eh, però poi devi fare la società. Se tu ai microfoni mi dici che non sono più parte del progetto, poi il punto secondo me lo devi tenere. Ma io ripeto, secondo me. Ciao concordo su tutti, anzi, ho, ho proprio rotto. Ok, perfetto. Grande axios chiesa, oh, mi arrivo. Eh. Devo dire che Chiesa non ci farebbe una bella figura se deve arrivare il Paparino, sì, ma anche la, il procuratore non ci fa una bella figura. C'è cioè un procurato. Io quello che dico è vero che devi fare i tuoi interessi tuoi del, del tuo assistito, ma questo è due anni che non gioca. E allora fa un altro ragionamento. Facciamo in silenzio questo contratto ponte ad aprile. Siamo a posto. Poi alla Juve, a gennaio, febbraio, vediamo come stai andando tu in stagione. Poi andiamo a chiedere il rinnovo con magari cifre aumentate. Che è che ho canale Telegram per gli annunci tipo quando vai online, eccetera. Tante volte ti back live, ampiamente Ah, Chiedo scusa, hai ragione. Stavamo provando a farlo con Stefano. Ti dico la verità, Jäger. Ho oh, Telegram perché l'azienda noi comunichiamo, diciamo lì. Devo capire come fare un altro, diciamo diviso dal mio. Se qualcuno ha consiglio come fare o può aiutarmi in privato su altri social, mi può contattare e mi aiuta. Io sono io parendo parto invio diretta i miei video sull'altro canale rosso anzi ragazzi vi posso chiedere sempre la solita cortesia per chi non è iscritto al mio canale rosso sono a 3848 vorrei arrivare a 4000 iscritti prima dell'inizio del campionato della prima live reaction perciò chi non è iscritto vi lascio sapete il link Frank Bianconero YouTube, iscrivetevi e andiamo a crescere. Ciao, Ermin, va per esattamente come te. Basta. Troppo comoda adesso. Eh, eh. Chiesta queste scelte le paga. Bravissimo, Axel. Axel. E se Giulio stesse esagerando con questi cambi. Eh, però. Mi stai seguendo, credo, credo che questo è il mio timore da giugno, no? quando tutti mi riproveravano che non ero così entusiasta, non ero così gasato. Io caratterialmente, come dico sempre, sono un po' pragmatico e voglio aspettare. Qualcuno mi diceva che ci sarebbero state, verso maggio mi diceva che ci sarebbero state 20 operazioni tra uscite ed entrate, perciò io avevo già timore da questa notizia, perciò sono d'accordo con te. Se rimane fa una figura... No, poi si deve mettere in gioco. Poi deve partire da zero. Poi per noi non deve contare nulla. Non deve contare nulla. Deve contare solamente il campo. Dobbiamo cominciare. Io non voglio fare il boomer. Io come dico sempre, il mio, il mio canale mi piacerebbe dovesse essere fruibilità di juventinità e non di giocatori. La Juve, punto. Poi i giocatori li discutiamo, la prestazione, il periodo, la stagione, che partita hanno fatto. Però basta tenerli coccolati, basta. Chiesa deve chiedere scusa. Eh, parecchio. Esplodere il sangue e poi non lamentarsi nel campo, mettersi a disposizione uno per l'altro, perché poi sarebbe uno dei più esperti. No, Juve. Questo pure per me. Axel, bevi. Vado a farmi un caffè. Se mi attendete in live un minuto, vado a prendermi un caffè. Un po' stanco, sto arrivando da giorni un po'... Questo pure per me, è Chiesa è un ex giocatore da due anni, non si è pure visto il Chiesa per infortuni. E allora questo poteva usarlo no? come trampolino, visto che la Juve comunque ti aveva proposto un, un contratto ponte. Ciao, Diabolic, ma qui mancano i giocatori. Non mi sembra il momento di andare muro contro muro. Sì, questo che lo sapranno loro. Ci mancherebbe, se dovessi fare io il loro lavoro. Però una volta che decise, deciso. Tu hai mandato il tuo allenatore a dire: Sono fuori dal progetto. E oggi vedo Milik, Giallo, Chiesa in gruppo. Poi va bene, eh, perché sai come la penso io. Ho sempre detto che è quasi impossibile togliere tutti. Ed è il coraggio di ritornare sui suoi passi. Eh. È un po' particolare come cosa, diciamo così. Non me la ricordo così a memoria, non me la ricordo. Franck, io non ci capisco niente più, e nemmeno io. Qual è il senso in questa situazione? Di mettere lato Juve questo video dell'allenamento dove figura che c'è anche Chiesa. Sì, oggi sì. No. Sembra che Chiesa, Diallo e Emili che oggi si siano allenati in gruppo. Coppi serve come il pane. Ha senso vendere mezza squadra per lui e poi non arriva? No, credo Credo che alla fine Coppi si farà. Ciao a te Leo Cippà il padre ora vuole parlare con la Juve per metterci una pezza ma era lo stesso che davanti al microfono diceva che erano in mano al miglior procuratore bravissimo ecco perché poi noi di tutti possiamo ricordarci tutto, sono d'accordo in papore quello che vada a cagheare anche chi è ma secondo te l'Atalanta non cede il cup perché alla... no eh, questo, questo è un bivio, secondo me la gioca la Supercoppa Frank. Se Chiesa Resta, ma la Juve? No, 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 non esiste più Juventus in Austria. Che poi mi dici il nome, come ti chiami? Perché a volte, visto che c'è di solito, c'ha diciamo nick un po' particolari. Ehm, non esiste più quello di mandare in tribuna, sia per il costo, sia perché te lo fai giocare. Si deve comportare bene. Che si ha fatto in testa sua e questa cosa la pagherà, penso anch'io. Ma la questione è che questa sta tutta anche attorno al fatto che lui vuole il posto da titolare garantito, ed è questa la cosa che mi va. Bene, deve esserci competitività all'interno del gruppo e nessuno deve avere il posto garantito. Ora vado, ora, però se scappate e ritorno zero, c'è zero amici in live, non sarebbe bello. Allora, neanche il papà ci fa una bella figura, sono d'accordo. Lo fai prima, Grande Mario. Lo fai prima, Gabri Man Live, grazie del follow. Lo fai prima, è quello che voglio dire, Roby. Tu a marzo apri aprile scendi la mano, toglita le palle perché stai rompendo le scatole, riempiriti la testa questo. Deve rinnovare, facciamo questo contratto ponte perché deve ricominciare a giocare come si deve. attivano non sempre arrivano, è vero? Jagger, anche ciao Fabri. Ragazzi, si, si è iscritto qualcuno sul mio canale rosso? Qui con Amazon Prime è gratuito l'abbonamento. Grazie, ragazzi, uno si è iscritto. Grazie mille. Frank, ti serve una seconda scheda telefonica per farti un nuovo account Telegram? Mi sa Addirittura! Frank, secondo me chi è il suo entourage e i ricordi con società. Ci sono cose che non sappiamo, ma tantissime cose, non sappiamo un po' di tutti. A noi, ci arriva, a noi ci arriva lo scolo, le ultime gocce, diciamo di quello che potrebbe succedere dietro. Però è abbastanza evidente quello di chiesto, eh, io la vedo così, ah, beh, certo, così ha detto Giovanni Albanese se non sbaglio su Sport Italia. Ma Franco, permetto di boh è forte forte. Che vestito a me non piace. A me non piace Todibo, Non non sa difendere. E capiamo dal fatto che Chiesa non che lo valuti un cattivo giocatore motta. Che tatticamente, come dice qualche altro, non è inclusivo, non è associativo, non è attento tatticamente, perché anche Tiago Motta apprezza l'equilibrio in una squadra. Va bene la difesa più alta, va bene anche se vita, ma apprezza anche l'equilibrio. Non gli piace andare a... Doveva iniziare a trattare Chiesa come Frank tratta Locatelli. E io invece lo tratto benissimo, perché se un giorno Locatelli mi dovesse ascoltare, io potrei essere un fratello maggiore e lo critico per il suo bene. Quello che hanno fatto ieri è da vomito, fatemelo dire, e addirittura fargli chiudere un, un account, veramente... vabbè, disprezzabile, diciamo così. Frank, se chi saresta resta, ma la io lo lascio in tribuna, no? Mi sa che lo letto. Mi piace partecipare alle tue live perché risponde ai nostri messaggi al contrario di altri che se non si abbonato non ti cagano, eh. ognuno fa come vuole, ma se hai Amazon Prime ti puoi abbonare al mio eh. e ti rispondo comunque, non c'è problema per me. Siamo amici, parlare di calcio stare ore. Secondo me uno dei motivi per cui hanno fatto chiaramente capire quali sono le sube, è il fatto che altrimenti sta gente non si muove dalla comfort zone, perché la Juve si sta troppo bene. Comprendo che poi può essere una strategia rischiosa, ma magari anche a causa della mancanza di polso che abbiamo avuto negli ultimi anni. Credo di sì. Credo di sì, ci sta, ci sta già questo. Ragazzi, non scherziamo, che siamo il miglior calciatore italiano. È e credo che qua nessuno stia discutendo il valore, io il primo, eh. io sto criticando il suo comportamento. però io, in tante live, anche degli amici di Juventus, quando andai da Raffo dissi: magari rinnova, perché se ritorna al ritmo di testa, soprattutto può essere sempre un valore aggiunto, però poi devi cambiare anche di testa, cioè, 27 anni comincia ad essere poi un giocatore importante per la Juve, quello di esperienza, quello che dovrebbe tirare gli altri. Sulla, sulla, sul discorso giocatore, credo che tanti dubbi non ce ne siano. Ciao Leandro. Ciao. Ciao Massi. Vai a farti sto cazzo di caffè. Due minuti e vado, ragazzi. Così sono più sveglio. Non possiamo aspettare che giochi la Coppa e poi magari non arriva. Mancherebbero pochi. No, secondo me. Allora, io spero che in un, in un mondo diverso, in un mondo più carino, possa esserci ancora che la parola o la mano possa valere ci credo poco però è per cassi non si può inimicare una, una società con la US l'Atalanta la, non voleva dare lo diceva no mm. grande mario ciao capito il tuo undici ideale il mio undici ideale sarebbe Un terzino a destra, che è difficile che arrivi. Mettiamo Danilo, Bremer, Cabal, Cambiaso, Douglas, Luiz, Turam, Cup Miners, Nico Gonzalez, Galeno e per ora Vlaovic. Io prenderei un centravanti diverso, però per quelli che abbiamo, o quelli che potrebbero arrivare, o quelli che potrebbe essere per me, perché anche Nico Gonzalez, secondo me, viene un po' troppo sottovalutato rispetto poi, secondo me, al valore del giocatore che è. Sì, perché Telegram è collegata al numero. Eh, esatto. Possibile che l'errore è stato fatto arrivando fino a fine anno a risolvere questa storia con Chiesa? Forse era il caso di trattarlo molto prima. però verso febbraio-marzo cominciarono a parlare Massi e loro cominciarono a chiedere un po' le stelle. Sì. Franco, non credi che saranno duri i primi mesi, visto che ancora la squadra non è assolutamente completa? Beh, noi dobbiamo essere più forti di essere duri nel senso di supportare, dobbiamo essere consapevoli che si può avere qualche difficoltà, ci mancherebbe. more qui Grazie del follow. Pensi che prenderemo? Vice Vlavic? Io alla fine penso che resti milik diabolic Frank, mettiti nei panni di motta. Fai il tuo 11, e l'ho fatto, eh? L'ho fatto, eh. No, 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 in tribuna no, non esiste più questa cosa, tra diritti di mobbing, quelle cazzate là che ci sono non esiste più, non esiste più, non si fa più quella roba del mettere in tribuna verrà riaggregato se lo vogliono portare anche a scadenza verrà riaggregato a tutti gli effetti e se serve anche messo in campo ecco il link YouTube ragazzi, YouTube, iscrivetevi su YouTube e qua sono tutti gli altri miei social, casino e dico con qualche scopo la fa rinvenire Federico che alla fine rinnova e manda a cagare Ramadani mi piace come storia beh sì però devi poi dire a Ramadani ora togli la procura nel senso togliti la procura ti tolgo la procura c'è il rischio infortunio io voglio credere che deve passare anche questa cosa cioè prenditi qualche professionista per superarla eh? perché io capisco che vai a fare un contrasto su quel ginocchio che hai rotto e si fa più fatica, soprattutto per uno che è propenso a metterlo sulla forza, sui cambi di direzione le sue caratteristiche. perciò ci può... quello è capibile. E altri atteggiamenti che faccio fatica a capirlo. Io, giunto l'ha avuto più problemi con Ramadami quando era a Napoli per Culibali. Per questo penso sia così. Esatto, perché anche Culibali, pure quando doveva andare al Chelsea, lo proponeva all'Inter, un la... macello fece. Un macello fece. Comunque per me manca un terzino destro. Eh, sono d'accordo. Centrale, cup... allora. Salva per come la vedo io. e se due esterni servono come il pane. La difesa ti puoi arrangiare perché movimenti difensivi, la fase difensiva fatta di tutta la squadra. Puoi compensare, no? Puoi compensare in qualche modo. Nel senso che ci metti sempre come perno Bremer, poi c'è un po' di esperienza di Danilo. Cabal magari ha indovinato l'acquisto che subito ti diventa un giocatore forte fondamentale, c'hai ancora per il momento Rugani, c'è Gatti, diciamo che te la puoi cavare, c'è ancora in rosa di alo, però davanti serve qualità, serve chi salta l'uomo, serve chi fa, assist, serve chi tira da fuori aria, serve chi ha una genialità in un passaggio di profondità, dalla cintola in su serve sempre qualità, serve sempre qualità. Questo è quello che penso io, eh, ragazzi. No, faccio un po' di faccio un po' di marchetta, faccio un po' di marchetta, eh che me ne pare. Eh. Ah, Abroscia. Ma che cavallo non gioca adesso a sinistro ha fatto il centrale a pescare e devo dire che non mi è dispiaciuto. Devo dire che non mi è dispiaciuto. Abroscia. Dicono che da do di buona chiusura, cosa ne pensi? A me non piace Leo. A me non piace proprio nella fase difensiva. Poi è quello che porta più palla rispetto a Bremer a piedi più educati. c'è che a volte anche il dribbling supera l'uomo in, in lungo, è uno che vede anche verticale però difensivamente con aerei così fa parecchia fatica. Poi migliorare può essere buono, ci mancherà. E poi se si fanno male, se parti, parte dobbiamo fare, sì. Cups troppo... Si, si può prendere se vuole più esperto, De Paul o Lo Celso. è più su De Paul, ma a questo punto poi avendo preso magari Douglas Luizio, due esterni, così io prendo Samarzic. Certo, poi un altro mancino, io prenderei non tanti mancini in squadra. Frank, noi in attacco abbiamo... Un... Disse uno, tu l'hai detto. Ragazzi, io sono perplesso, però sperando mi possa... come si dice... Film, eh? e andiamo. Mi piacerebbe fare qualche live con te quando vuoi, io come io faccio live con tutti. E mi fa piacere, dico sempre. La, la mia la mia priorità è quella di mantenere sempre live, anche magari accesa, io sono uno di quelli che si accende spesso a volte. E mantenere come si fa sempre, e devo dire grazie a voi. La chat sempre in maniera tranquilla, anche con discussioni differenti, con opinioni differenti, perciò sì, non c'è mica problema. Non si scrive un cazzo qua, eh? Bravo, Fabri! Eh? Quando volete ve la faccio rivedere. Ciao Camilla! Ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube. Siamo in cento in live. Ma che ne so, almeno una trentina, iscrivetevi. Secondo me il non arriva, è motta, mette Dagos e fagioli. Beh, Peschera questo 4-1-4-1, però giù davanti a, alla difesa Turram non mi è piaciuto tantissimo da solo nel 4-1-4-1, proprio nella gestione della palla, perché nelle sue caratteristiche non ha proprio quella cosa principalmente. Gianni è finito di prendermi in giro da Ormai si vola Frank, anche la sigla, sì, sì, sì. no, la sigla, ma è... anzi. Se qualcuno si vuole proporre a farmi una sigla capace, ho detto, questo me l'ha fatto un mio amico, Michele La Rosa, due anni fa ce l'avevo da parte così, è un po' corta, però mi piacerebbe avere una sigla di due minuti e mezzo, se qualcuno è capace, a disposizione. Sempre gratis, se eh? io faccio fatica a pagare, perché non ne ho. Torno come piede destro e concordo con, mi piace molto, bene. Yeah. Ma tecno, eh, non lo so, ragazzi. Sono tanti problemi, Sa, Sono tanti problemi. paghetta quanto costa? È come Coop. Eh, se, se lo richiedi, ma Gigi Mix dov'è? È da un po' che non lo sento. Ora gli mando un messaggio, ragazzi: avete ragione. Sta mancando, sta mancando come l'aria. A me no, però, sta mancando come l'aria. Vediamo, vediamo. Beh, devo dire che Azic mi ha fatto... Azic mi ha fatto buona impressione fisica. È un po' troppo irruento. Speriamo che ritorni presto a questo infortunio, perché fisicamente è grosso, c'ha bisogno di allenarsi. Miretti spero che possa essere la stagione del suo... del suo, come si dice... Rispetto alle sue caratteristiche, perché, perché non ha caratteristiche stupide o qualità stupide, Miretti col Como ha trequartista. Asa, no, Asa va a Palermo, secondo me migliore diretta quella pre partita di Pescara. Sì, perché là no, io faccio fatica quando Gianni Eh, lo so, ragazzi. Eh, devi avere paura, hai anche vedi puoi avere anche tu dei difetti, assolutamente eh, lo so perché io quando sento certe cose, ragazzi. Anche oggi ho letto determinate cose. Parlando di, di campo, avrei visto bene Ziolino. Mamma mia, Ziolino che è stato in panchina come un mito anche senza prendere lo stipendio a, ta a Taranto, lo conosco, ragazzi. un personaggio clamoroso e di calcio ne sa, e si arrangia col materiale umano che ha, e i buonissimi allenatori fanno esattamente quello rispetto sempre a quello che hanno tra le mani. Stavo dicendo io per quanto riguarda Locatelli, dissociandomi assolutamente per quanto riguarda i fischi, perché in una giornata di festa non puoi fischiare nessuno, ma si fosse pacione, diciamo così. Ultra Running, grazie del follow. E... Mi dispiace, mi dispiace. Ciao, Nico, sono arrivato adesso perché ho sofferto con la del, eh Mr. Campani. Guarda, eh, sai che è un rammarico perché, cioè, mister Campagna spesso fa su Juventus, non mi si sono mai trovato perché lui, gli allenatori di sport, soprattutto di squadra, eh, sono molto interessanti. Per esempio, vi invito qualche volta lo facciamo, non so se si può fare, che è più capace di me ad usare tutti sti marchi ingegno, a mettere come condivisione di video qualche discorso di Velasco. Per me Velasco è stata sempre un'anima bella da leggere, da ascoltare da capire, come quando giocavo, tra virgolette, copiavo, la, volevo essere, poi sicuramente non ci sono riuscito, avere la capacità, la leadership quando guardavo Vialli con quella fascia da capitano. Velasco è uno che sarebbe una guida perfetta per capire cos'è il ruolo allenatore per capire chi è di fronte, per capire come comunicare la squadra, che elementi sono diversi, è veramente... compagno tu, Salerno, vicino a Salerno. Sì. Ciao, training. Ciao a te. In difesa avrei visto bene Pavlovic, pure a me piace tanto, eh? dico la verità. Però sai, vuole quello che esce, parlo al piede. Vuoi venire in live o no? Ti stavano cercando qualche amico, sempre in maniera. Hai visto? Hai visto che è apparso Mick, colpa tua Mick. E tu mi dici, Mick, dov'è? Sì, curioso perché. Io ci ho fatto una mezza volta però con Matt Pasquini. Uh, Ultra Rand, posso dire che non lo so come è andata a finire. Non l'ho seguito tanto. Stasera proprio non ho seguito nulla. Della... Sto vedendo Rogero su Sky che parla. Eccolo, eccolo. Secondo Chiesa se ci sta ripensando? Io spero che ci stia ripensando con la testa giusta e che la Juve decida di darlo via, comunque. Così magari, per esempio, o chi sta arrivando alla Juve possa capire che ricominciamo a non scherzare. Calcio Mercato, Juve. Nico Gonzalez potrebbe essere più vicino ai bianconeri, con Rete vicino all'Atalante, I Bergamaschi lo lascerebbero, lascerebbero la corda per l'attaccante viola. La vecchia signora avrebbe la strada spianata per l'Argentino chi ha la fonte salva velasco è un grandissimo gestore eh. e guarda eh, giù io faccio allenatore e piccoli perciò no, nemmeno paragonabile però è così difficile e non parlo di qualità del gioco perché ovviamente stiamo parlando di bazecole, stiamo parlando del gioco è così difficile anche tra i piccoli perché faccio se mio figlio è uno che si incazza facile è uno che li devi dare retta è uno che vuole essere ascoltato c'è un altro che se gli alzi un po' la voce e ti reagisce bene, un altro che si alzi un po' la voce e comincia a irrigidirsi e faccio l'esempio, nei grandi nei grandi io sono stato giocatore dei grandi diciamo nel senso con un allenatore io facevo il giocatore io faccio il mio esempio eh, faccio il mio esempio faccio il mio esempio, no no io i piccoli Andre, uh, alleni i piccoli per gestione familiare così e io ero uno che se mi mandavi a quel paese ero più contento anziché mi davi una carezza c'avevo un mio amico proprio vicino Salerno abitava Raffaele Corsale mezz'ala, mancino fantastico così, che lo dovevi pungolare in maniera più delicata, a me potevi dire che co, vaffan non c'era problema, ti girava, facevo col pollice così, per me non è successo niente. Perciò la gestione, non parlo soltanto di quello, parlo che quando si è grandi, io avevo, ero più piccolo rispetto a tanti che avevano già famiglia, figli, così, perciò avevano problemi. Un figlio non aveva dormito la notte, perciò era un po' stanco, perciò era così, era successo quello, avevi andato alla guardia medica, avevi problemi, hai litigato con la compagna. E... Fatto una cena con gli amici perché devi gestire tantissime cose, perciò ci vuole una delicatezza e una linea sottile di gestione che è veramente difficile. E io, siccome non ne so nulla, e lo dico con una, credo di essere abbastanza obiettivo e nel mio piccolo anche abbastanza umile, io ascolto Velasco. E l'esempio di tanti video che ho visto, clip e video, è quello dove c'è, che fa sempre col computer con le figlie. Veramente tanta roba, non ve la un sacco. Sarebbe un bel messaggio anche il Vlaovic. Esatto, sono d'accordo. Che che no, Io ho 7-8 anni, il mio c'ha 7 anni fa, giovedì, poi vi... giovedì prossimo, che lo ritorno dopo un mesetto a riabbracciare. A lui è la mia migliore, è eh, stato scritto una buona venda. grande Dario con Prime, grazie mille. Dario, stavano i miei pensieri quando vuoi ti aspetto in live. Perciò, no, io tento sempre di io. L'unica cosa che dico e l'anno scorso ci ho provato. E con i genitori andare già ai campi con i genitori di 6-7 anni si fa già veramente fatica. La cosa che dico a mio figlio che devi stare insieme perché ti fai nuovi amici, perché ti diverti, perché c'è tutta E è di dica anche sì. anch'io se mi pungevo facevo me e eh, io proprio non. cioè, Mimì, io caratteralmente io proprio me ne sbattevo, me ne sbattevo. Sono stato messo due volte fuori rosa perché non accettavo le scelte, perché, perché nessuno è santo. E nel calcio devi essere un po' a testa di minchia. Io magari sono stato a volte un po' esagerato. Me lo ricordo ancora quando era Bari, giovanissimi nazionali, giovanissimi regionali che si faceva la finale, prima Bari Lecce, ma era come giocare a Bari, si vinceva diciamo facile perché avevamo un settore giovanile forte, perciò tutte scelte da fuori, no? tutti selezionati. E nel pre partito il giovedì, dalle casacche più o meno titolari, io ero uno che giocava abbastanza titolare, non mi diede la casacca. Mister Vincenzo Tavarilla ha giocato nel Parma, nell'Atalante. era un trequartista e uno che amava la qualità. E lui mi ha insegnato tanto, per esempio, a giocare sia con i piedi, tecnicamente, mi ha migliorato una marea, mi faceva stare anche due ore, mi accompagnava lui in albergo, in Macello, e sia col sinistro, che prima lo usavo soltanto per pedalare o scendere dalla macchina, dal bus e io li lanciai per esempio una volta la casacca in faccia avevo 14 anni sono cose che non si fanno però a volte il carattere non ciao Dario però è così a me piacerebbe allenare e eh, che devo gestire il mio figlio tu di mia moglie così potendo fare anche un corso di UEFA e spero di farlo perché anche gli orari tutto quello che che concerne non sono facili come i cazzi di orari che mettono anche i FGC a mezzogiorno a luna. Io devo anche lavorare. Giustamente, Mavet, grazie del follow Mike. Grazie del follow off di Ponte spazio J Fran, grazie mille. Buonasera a te, Mike. Perciò, è questo: per me il calcio è la, è la cosa più bella del mondo, come per chi. Per me la cosa più bella del mondo, lo sport più bello del mondo, sono quelli di squadra dove veramente c'è confronto. Mando il link a. Vedete la supponenza, la supponenza di Gigi Mix. Mando il link. E allora vorrei, vorrei allenare, soprattutto i grandi, perché mi piace un po' ogni tanto di scontro. Grazie, Teodan. <coughs> anche se è un mondo difficile dai apriti whatsapp da mandare il messaggio arrivo ragazzi scusate arrivo subito ecco siamo rimasti Monica eh, vedi che ha risposto c'è Monica in live, eh. Gigi Mix, mi raccomando come ti comporti con il microfono, come parli in live. È venuta per salvarmi. Magari un giorno ci conosceremo fra, ma magari, assolutamente. Se non sbaglio, intorno a settembre hai due esami, eh. Io ricordo un po' tutto. Dani, ciao. Che ne pensi del litigio probabile tra Gasper e Copp? Non l'ho letto questo, Dan. Ci ha detto, no, no, non mi è apparso nemmeno, che so, su Twitter, in, in TL, non mi è apparso. Frank, tu con i genitori di un Io Sì, lo so, lo so. Lo so. E Gigi Mix, buonasera. Gigi buonasera. Mix. Buonasera. Come sta? Io, io sto abbastanza bene, sto in ansia per domani, però abbastanza Met, bene. Metti un po' il volume oppure ti avvicini al microfono, perché si sente un po' lontano? Va bene così? Sì, okay. niente, un po' in ansia per domani. Che è di successo cara. domani? Primi passo Ah, vabbè, ma no, no, belli, be, se... be, no, no be, belli, perché domenica sabato sera verso le 22 ci sarà la mia prima la mia prima esibizione con la nuova canzone è grande, la porti qua ce la fai sentire pure qua? Sì. posso fare anche uno stacchetto di una piccola canzone che so eh, se vuole. Sì, 92 mic, lavoro in un'azienda metalmeccanica, di valvole oleodinamiche e ragazzi, posso dire che poi io vi devo raccontare una bellissima cosa che poi stasera voi riderete da matti, l'altro giorno mentre Frank era a Pescara no? mentre Frank era a Pescara con Stefano Voleva imparare a guidare il monopattino, però per un po' stava tappolando la macchina. Io come l'ho visto morto da ridere a terra. Non ce Ma perché sempre. se ti fai raccontare cosa cioè, ho combinato, perché io ragazzi dovete sapere che come sono i live sono fuori, anzi fuori peggio fuori live. Io ci siamo divertiti come matti e io siccome e non sono un ottimimido... Siccome io non sono timido, anche nei locali siamo seduti in un tavolo di altre persone a chiacchierare, così e... perché a me piace. Sto cazzo di Stefano: non ho mai preso un monopattino, non l'ho mai affittato. Mi ha fatto scaricare l'applicazione, non andava prendi così, mi metto sopra il monopattino, cazzo, non parte. E io da... mi sentivo rincoglionito, scusando la parola, fermo tra i ragazzi e mi dice devi fare prima col piede, spingere e poi andare. E quella spina col piede, stavo fra poco trascinando due o tre macchine uno dietro l'altro, <ride> però è divertente, è tutto divertente. Sei una bacchetta, sì. Gini, prima di scrivere, manda il link, scrivere sempre la parolina magica, per favore, vedi? Vedi? Stanno detto favore. loro. Stanno detto loro, non io. Non ne ne io eh. loro, non Monica, su dai, Monica, andiamo a vivere. Riccardo, Riccardo Foglia. Foglia. Sì, sì. Gigi si era già sbagliato, non ancora No, no, no hai non, sono, non sono sdraiato stasera tu grande grande. no ragazzi i genitori io lo dico senza problemi l'ho sempre detto, qualcuno lo sa e, e l'ho sempre detto la frase a 13 anni quando ero arrivato a Bari eravamo in 150 tra tutti i ragazzi del settore giovanile fino alle elevi la e l'avvocato generoso responsabile del settore giovanile disse ricordatevi una cosa nello sport i primi nemici sono i vostri genitori e me lo disse 30 anni fa è peggiorato parecchio è peggiorata parecchio sta cosa è peggiorata parecchio è peggiorata parecchio, è peggiorata parecchio sta cosa. cioè i primi genitori quasi non si sentivano mio padre andava in angolo quando andava in angolo ora ora veramente pesa Ancora il microfono davanti alla faccia, spacco. No, no, cose. sempre qua, l'ho avvicinato perché almeno così posso parlare meglio con voi. No, Lorenzo, ora se andiamo anche a Gigi, ora gli rispondo pian piano. Franco, l'Atalanta chiude in due giorni la punta, ma la punta gli serve assolutamente. Sì, la punta è serve delle i di di Scavacca. E noi due settimane a pascolare per fare qualcosa. Perché noi abbiamo troppi giocatori, loro esce uno e ne mettono un altro. Noi stiamo nella... Perché ne abbiamo troppi che devono uscire e qualcuno che deve entrare. Molto bravo, ne ho ben due. Mamma mia, Gigi Micchia, che professionalità, eh, ragazzi. Su Twitter sta spopolando questa notizia di un profilo che parla di calciomercato e ha 300.000 300 follower. Ho anche letto che spesso viene citato da Romano. E chi è? Fammi, nome, fammi il nome, Agnelli, fammi il nome. Chi è? Uh... Vai, vai, cosa ci devi dire? Vai tranquillo, Gigi, devi no, cantare? No, ci devi lasciare no, una strofa? Cantare. No, non Anzi, Vizio che sei arrivato, vado a farmi un caffè tieni compagnia in maniera idonea al canale. No, sto tranquillo. Sei sto proprio tranquillo e sereno. Allora, signori, vi faccio questa ipotetica domanda. Ciao, Fabri. Uh, peccato che non ho io le, le, le non so come manovrare questa lo stream di fren però se no comunque volevo farvi questa domanda siamo arrivati quasi a 15 di agosto eh. domani quanto è domani 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 e eh. uh, domani è giovedì un no giovedì giovedì 5 No, giove, giovedì 4, siamo quasi a, al 10 di agosto, perché sabato è 10, c'è il matrimonio dei miei, 50 anni. Beh, dovrò andare pure... Io che non voglio andare a mangiare nei ristoranti, ragazzi, non ci voglio andare a mangiare, questi mi ci portano. Perché voi ci stai come pallone, pallone. No, grazie. Domani, giovedì 7, hai ragione Fabri, hai ragione. Comunque, eh, vabbè raga, io purtroppo... Vado indietro con il tempo che si posso fare, e io so, mi chiamano Gigina Landrate, cioè Gigino va indietro. Praticamente volevo chiedervi una cosa. Secondo voi siamo arrivati già quasi a 10 di, di agosto. Notte di San Lorenzo, poi il 15. Stiamo quasi a inizio campionato, ma secondo voi veramente il gruppo Miners arriva? oppure no. Io mi sto facendo certi dubbi su questo. Cosa ne pensate? Allora, io voglio sentire il parere di Fabrizio e di Monica. Secondo voi, arriva con Myers oppure no? Che succede? Niente, stiamo, stiamo dicendo un po', volevo far notare ho fatto la domanda, ho fatto cambiato. La qualità come si cambia diciamo eh, ho fatto gli ho fatto ah, la domanda se secondo no. loro arriva a cupomanias oppure no uh, arriva al 110 per cento per me puoi allungare il microfono io lo posso anche allungare perché è un microfono da bra da, Scusa, da scusami da ignorante eh, perché tu sei gli uno gli... radiofonico ma gira le, il coso il, tirar, microfono, quando se la, il microfono si toglie da non dentro non lo posso, questo l'ho messo a testa in giù perché se è sgranata la vite del, allora, del bagno il microfono si può togliere? sì Frank il problema è questo che si è allora parla così come se stai facendo un'intervista perché ce l'hai dritta la faccia se no ti nascondi dietro quel cavolo scusa un secondo eh. Facciamo. vai vai ma ah, no serio ancora questo microfono sta, stè andò dove Ale ah, Black e White? Grazie del follow. Allora, ma perché non si vede metà testa di Gigi? Perché forse è quella vuota che non si vede. Frank, fatti fare la sigla da Gigi. Mamma mia, me ma la devo far fare. Ragazzi, qualcuno che sa fare le sigle? Qualcuno che sa fare le sigle? Eh? Gigi, ma tu sei l'equivalente pugliese al Mix BR per questo Gigi Mix. Eh. Anche mio figlio fa il Metal eh? Il settore parecchio in crisi lasciamo stare va oltre la punta potrebbe essere ad un oltre la punta parrebbe essere ad un passo da pubil il terzino cos'è pubil terzino dani aiutami un po curiosa ah ok ah, santi curiosa lite tra gasperino e teb durante l'allenamento di ieri il tecnico canadese ha allontanato bruscamente dal campo centrocampista cioè l'andesco ma resta la priorità della USI. Ok, mi sentite da... ora? Oh, così. Oh, però questo è il problema mio, che questo è sgranato. Devo comprare l'altro pezzo. Ecco perché l'ho messa a testa in giù. Virgi bannato subito, bannato. No, subito. dai, Virgin, non mi dire così, proprio che ti ho mandato la canzone nuova su, su Facebook, ma che l'ho letta. Eh no, Virgi, uh, però non, non, non è, è che devi fare le tue marchette le tue marchette, qua non le devi fare. No, no, no. Io ti apro no, puoi... il tuo canale e vai a rompere le palle sul tuo canale. Virginia no, abbiamo... mi faccio domanda su Facebook, vai. No, niente, siamo ma. Stiamo... Stiamo oh. Praticamente... Oh. 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 oh, non devi rispondere a cazzi tuoi, poi ti banno subito, eh? Di. Ma parla di. Oh, non devi rispondere Stiamo parlando di Juve, della tua sigla. Di, 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 io di sai Juve, cosa, me ne, cosa, e io me cosa me ne faccio? Io ho chiesto, Sai cosa, ho me faccio sigla? Sigla? cosa me ne faccio della tua sigla? E che, sul che, mio che, canale. Che sigla? Ma che ti ah. dici? Io stiamo parlando della Juve. La è su, ah. ma Madonna, siete contenti sta, della linea Juve? San Nicola, aiutami tu. Che dico questo? Già, non già faccio più. Gaetano De Vito, i ragazzi, 18 sono in pugna. Eh, noi abbiamo tanti assurdi, ma siete contenti di, di metterli fuori mercato così velocemente? Io no, però mi hanno detto che così si fa. Nel senso che è giunto uno dei migliori dirigenti d'Europa da questo punto di vista, ma qualche ruolo lo può fare anche lui. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. E se devi fare 30 scelte, 5 se ti possono venire male. Domani giovedì, quale 4? No, avevo detto che io pensavo fosse quattro ieri. cioè <ride> Giovedì, domani ho fregato. sei un po' fregato, strano. Eh. Domani, <ride> mi dici una, eh. una, una, una cosa? Ma quando devi venire a no. Bar? Quando devi venire a Bar? Eh, non lo so, ma vedo. Eh, scusa, ma tu devi trovare la Stefano, vai in Altitalia, di là, stella, 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 a Bar non viene una volta. Ma io cosa cazzo devo andare a Bari? a Bari, Bari, la bello, eh? Bari. Perché la mangiata insieme? Ho una mangiata Bari, insieme? No. Una mangiata no, insieme. Vedo col gruppo di squadra che avevo un tempo, eh, o sì. festa eh, Io vado, se posso, vado in giro. Io non posso per problemi, tra di lavoro ed economici. se no andrei ogni fine settimana a ma trovare tu un a, amico. Ma tu, sei a Bari. Ma tu sei, vieni a Bari, mica devi andare a dormire in Albergo, mi dormi a casa. Ma io sto a Bari, faccio sto in 40 minuti a Bari, mica sto in 6 no, ore. Qual è il problema? Eh lo so. Domani è 9, giovedì 8. Eh a questo Altri punto, io vi, chiedo, io, io vi chiedo, vi chiedo come andrà la prima di campionato senza Comaner? <ride> vedi, sono mancato due minuti già richiamate Frank, vedi, vedi, lo eh, so, <ride> Allora, un attimo, che arriviamo. Per me, no, no, la colpa è tua che mi hai detto dov'è Gigi Mix. E vabbè, che fa, dai. Aiuto, richiamate Frank. Eh. Ma che fa, dai. Dagmar, Sai, per non abbandonare più la live, vedi? Hai visto? Eh, e io ho do... finito. Io sono un allenatore che dà fiducia ai miei giocatori, invece no. Tu mi, dai fiducia sul campo. Mettere... No, tu mi devi dare fiducia sul campo perché io so e che allora... io ti pare i rigori. E allora ti metto in tribuna? No, non mi metti in tribuna perché un, un portiere alto 1,86 tu non lo trovi da nessuna parte che ti pare i rigori. Ma secondo voi è vero che Enrico Chiesa vorrebbe di cucir con la Juve? Il post di oggi è esclusivamente quello per me. È una leccata di chapette. Per me. Sì, sì, Frank sta prendendo bene soldi anche il terzino. Okay. Che poi Gasperini con almeno due o tre giocatori al giorno. Sì, Gasperini è. Eh. Ragazzi, quella, quella amichevole col Parma che a bordo campo dice: Oh, ma come cazzo giochiamo? Eh, mi piace Gasperini, mi piace. Gli allenatori che no, no, a me no. devono essere così che a volte rischi pure di prendere la testata. Ragazzi, YouTube vi state iscrivendo su YouTube, ragazzi che 4.000 poi lo festeggia perché per me 4.000 sono come per gli altri 300.000, eh, voglio dire, lo voglio dire così. Grande, 3.850, 3.850. Siamo arrivati a 3.850, anzi si è arrivato. Sì. Ma perché mi stanno aiutando loro? fino a, In due anni, so. eh, questo, non è, non è in tre mesi, in due anni ho detto nemmeno mia madre sa cosa youtube twitch ma che sta su se non arriva cop tutto su sudacop su su eh, è sparito sto magari sudacop magari ma prima ho sentito che stavate parlando di pavlovic chi è che lo diceva chi piace pavlovic non me lo ricordo chi mangia fa molliche, che frank eh, eh, eh. è fuori come un tunnel gigi Ma fuori dal punto di la giornata di ieri sottintende una sola cosa vuole andare alla juve spera di essere accontentato vedi pedulla su la juve ragazzi eh. giunto ci sta eh, oggi non c'era giunto la, la conferenza di 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 dagas e devo dire che io ho già ammirato a pescare dal vivo, eppure ieri con i palloni che toccava la qualità. Ho oh, visto... E in più, oggi c'è caduto un po' di stile perché ha detto che un suo riferimento è Felipe Melo, ragazzi. Però, per un brasiliano, Felipe Melo aveva un hype un po' di anni fa, perciò... Abbiamo già gli slot pieni per Sudaco, vedi? Ma sudaco è comunitario, nel... se non sbaglio. È extracomunitario, è come... È come come Pavlovic sì. prendiamo Galeno Chiesa rimane Rugani prendiamo Todi Cup Copmanes arriva dopo la Supercoppa Europea e non lo so se questa lite Gigi sta al calcio come Malgioglio eh? non si dice oh, vabbè, non posso, no, eh. Juve come Zerobelo Belotti me la gioco pure no Lorenzo finisce 3 a 1 Paolone ma le zucchine sì. olandesi nel mercato di Bergamo sono sempre troppo care? Si sì, vanno dai 15 ai 20 euro al chilo, più o meno. Senti, poi ti voglio fare una domanda. Dai, vai, ti ascolto. Questo a te, tu che hai detto che Turam non, non so come, non, non mi ricordo. Raccomando... Mi raccomando no, non... le parole, no, detto, no? non mi ricordo precisamente cosa dicesti su Turam una volta. Però dopo il gol che, a giro che ha fatto ieri contro il È Zidane. Come te lo... no, no, per me non è Zidane. È un giocatore con le caratteristiche di Rabbiò. Gestione palla, anche a pescare davanti alla difesa fa fatica, poi può migliorare. Sì, al momento è un giocatore normale. Perde palloni, rincorre, corre, è fisico, è grosso, però. La squadra è cambiata a Pescara è quando è entrato Douglas Luis perché Vabbè, da nel calcio, messo molto, eh. il ho messo molto il calcio è fatto dei giocatori. Serve chi corre e chi gioca per tre anni, almeno l'anno scorso, abbiamo avuto soltanto gente che correva. Se non ci aggiungi la qualità intrinseca dei giocatori, intrinseca significa che ce l'ha di suo, perché, ripeto, io posso essere guardiola ma se il passaggio lo faccio io o Bernardo Silva, cambia Bernardo Silva lo sbaglia, io no questa è questa la differenza per comunque, farti un esempio secondo me senti, si prende kuhn la formazione fatto, kuhn è un giocatore della Juve devono mettere 7 milioni ancora tra bonus Kuhn-Meiners arriverà alla Juve clippate clippate a 52 milioni più 5 di bonus abbastanza io ti dico facile. che arriva a 55 netti ma perché mi interrompi sempre quando cazzo sto parlando Ne, no, eh, siamo in due, sei capace di interrompere io faccio le live in sé, non succede siamo in due, succede arriva a 52 milioni più 5 milioni facili da raggiungere che sono in totale 57 milioni vai per me arriva a 55 ci giochiamo un cornetto e un cappuccino? A disposizione. Bravo. Siamo in emergenza, ma se abbiamo... Ragazzi, state tutti testimoni Cornete e cornetto cappuccino. C'ha ragione, c'ha ragione Giovi, la coppa è mia. Attacco Ildis, uh, Ildis, Vauci, Vua contro il Como. Per me è troppo poco. Però, ragazzi, ora non so se il Como ci fa paura. Mm. Se io la squadra di ieri, diciamo che potrebbe essere abbastanza con la titolare col quel Como, quando del primo tempo devo mettermi paura del Como, anche con questi comincio ad avere qualche eh, poi problema. va rispettato, te la devi giocare. Il Como non ti regalerà nulla, e sarà subito frizzante perché le squadre che si devono salvare di solito fanno una preparazione sprint, magari hanno pure più atletismo, più, più durata nei 90 minuti. però ragazzi anzi parliamo di ieri ragazzi ditemi, fa, ditemi qualcosa di vostro se a Gigi si è visto la partita di Vlaovic, di Locatelli di Gatti dei miei, diciamo, dei miei innamorati dei miei innamorati diciamo. io ho visto che Vlaovic ha sbagliato parecchi gol parecchie eh, parecchi occasioni mi è piaciuto il gol di Ildiz e quello di di a, gi a giro allora questo mi piace, mi piace nel senso come argomento di discussione giunto tra la gestione allegri della passata stagione, il calciomercato di gennaio ridicolo, la gestione delle sub, Ces Doce docet e il calciomercato di questa sessione è per ora un disastro totale. No, un disastro non direi qualcosa fatto. Non dobbiamo mai dimenticare Black che arriva dal regresso di anni. Eh. Noi dobbiamo sempre fare la tara su tutti quelli che possono essere le. Anche non l'escusante o gli alibi, però i problemi effettivi, cioè nel senso che si sta trovando i superi che non sono stati scelti dalla sua dirigenza, perciò lui sta rivoluzionando secondo le sue idee di calcio insieme all'allenatore, insieme ai suoi collaboratori, insieme alla nuova società. Abbiamo sentito ieri Elcan perciò noi dobbiamo seguire la linea di quello che ci stanno dicendo, poi può piacerci o meno, ma la linea è questa, perciò. Si può essere critici, disastro secondo me sono altri, perché comunque sta, sta tagliando il monte in gaggi. Secondo me altre due o tre cessioni le fa, perciò aspettiamo. Antonio, carissimo, un abbraccio grande. Posso fare una domanda alla chat? Sì. Secondo voi, Locatelli, lo terreste o, lo o lo dareste? Proprio lo vendereste? Questa è una... Io lo darei proprio, lo metterei sul mercato. Parice, parere vostro? Ora arriva, no? Ciao Frank, su da Co Ex Monetary abbiamo già... Sì, è vero. In prestito Ansufati. Non lo so come si è comportato, non l'ho visto tanto il Brighton, perciò direi una cavolata è... era come dire... Giocatori che non ho visto diverse volte, faccio fatica a dire un mio parere, eh, no? La certezza, un mio parere rispetto a quello che vedo. Per quanto sia antipatica a è un grande anato no, Gasperini, ragazzi. Ma ah, io ogni tanto lo facevo il nome di Gasperini perché secondo me questa, questa tipologia di Juve, non parlo delle qualità di Motta che non le discuto io da ottobre, che dico che Motta può diventare uno dei migliori in Europa. E quando parlavo di Conte Gasperini, semplicemente perché, secondo me, questa Juve. Che non ha tantissimi leader. Il leader lo devi riconoscere, sperando che veramente si faccia spazio, a Tiago Motta, anche da quel punto di vista. Che di personalità ne ha, come si dice, a Bari, a IOSA, però eh, non è neanche, nemmeno facile. Ciao, no? Un attimo, vado a bere. Vai, buona bevuta. Il non allenamento di Cup Miners. Sì, grazie, Dani, quello che ha detto Pedulla. Ma io sono strada d'accordo. Eh, per me era pure adatto a un top club. Eh, assolutamente. Rabio non ha mai fatto quel coso secondo me. Eh, vabbè, però ha fatto quello col Milan. Se prendiamo un gol, ha fatto anche quello col Milan che vale, poteva valere i tre punti in una partita ufficiale, partita da centrocampo. Si è mangiato Hernandez Dovrei dire, non è questo il paragone. Il paragone che sono simili nella gestione della palla a Pescara nel primo tempo, nel 4-1-4-1 e anche nel secondo tempo diverse volte a prescindere dalla pesantezza fisica di preparazione di tutto quello che può avere un giocatore nella gestione della palla non è per me il suo ruolo a due cambia totalmente la visione dal mio punto di vista però quando sei il 4-1 4-1 devi fare il froiler paragonandolo a un giocatore che ha avuto tiago motta perciò la gestione della palla la tocca un po troppe volte sembra che è un po' impacciato a volte turam è ha un, un gran bel potenziale è un diamante grezzo e dovrà migliorare anche lui, a essere un po' più freddo, a volte troppo istintivo Antonio Riccardo Michela grazie del follow lasciamo migliorare assolutamente Frank, sei un masochista sì Vedendolo mm. nah. in campo fagioli hanno nostro... Eh, fagioli sverso grazie del follow, fagioli non mi è tanto piaciuto a Pescara, parlo proprio dal punto di vista tecnico perché ripeto Durante la preparazione la testa sta facendo 10 metri mentre le gambe ne hanno fatti 3 perché sei stanco, perché sei appesantito, ti sei allenato la mattina. Però dal punto di vista proprio... No, Franco, non corrono neanche purtroppo. Il bordello per 2 milioni. Eh, vedi, il bordello per 2 milioni, c'è la Monica. Mancano comunque due ali, arriveranno due ali, ragazzi. Gigi Mix sta andando, sta sulla, andando luna. sulla luna. No, ragazzi, non vado sulla luna io. Io se vado vado da Frank. No, lascia stare, ma scegli di nando. No, no, Vai ma nada. io ci No, io ci verrei, ti verrei a prendere da Modena e ti porterei giù a Palermo come a visitare Palermo. La conosco, Palermo, Catania, Trapani, San Vito Lo Capo, conosco un po' tutta l'Italia. La Liguria conosco pochissimo. L'Italia la conosco tutta. Eh, in Olanda ci siamo andati Se si ho detto l'Italia Oh, ragazzi, lì ti li dite qualcosa in Olanda si vuoi venire, gli dite qualcosa. Io ho detto in Italia la conosco quasi tutti. l'Olanda la conosci, <ride> mannaggia. <ride> Ma Vlaovic sembra ancora macchinoso. Non lo so se è roba di macchinoso, Vlaovic, però speriamo abbiate ragione voi, Sky Bis è giunto Francia aperto di bocca. C'è fiducia, certo che oggi mancavano tutti, però, in conferenza stampa di Dagasur. Sicuramente questione di mercato l'unico brutto momento sono stati i fischi all'OM. Ma no, non si fischia. Io sono uno che... Io sono uno che critica Locatelli. Ma non mi sono mai permesso di andare sotto il suo, suo account e scrivergli un insulto. Io critico quello che succede in campo. Come ho detto, che ha fatto un paio di mesi benissimo. Ho detto che ho già giocato bene, ha fatto bene. La gente che fischia in una partita poi di festa. Poi se è il 95esimo... In una partita ufficiale va male il risultato, tutta la squadra, uno può anche fischiare, ma ieri è stato veramente ridicolo. Terzi, terzi che possono arrivare, nomi Lazzari della Lazio, non lo so, secondo me in difesa, Tottenham tot, non arriva nessuno, Tottenham non arriva nessuno dopo Tottenham. Ma io uno lo prenderei in difesa, Frank. Secolo con la Sampdoria per un milione e otto. Com'è che si chiamava quel... Il... Cladioglu, Cladioglu lo prenderesti quello della, della Turchia, ma quello se non sbaglio è sinistro però eh, sì. e a sinistra noi siamo abbastanza a posto tra Cabal e Cambias almeno numericamente si, sì, ieri ha fatto inserimento e buone giocate deve migliorare ancora tanto ma mi sembra sulla strada giusta Apache, io ripeto mi, mi, un, un chilo di cenere mi cospargo sul capo. Non è giocatore di alto livello e bisogna accettarlo, cioè non è un problema. Perde tempo è lento, tocca volte la palla. La Juve dà pressione, la Juve è pesante, ogni pallone è cemento. E allora devi essere capace di essere più veloce, devi essere più veloce di pensiero. E ripeto: quando si discute. Persona, se si impegna perché è un grande professionista, si impegna, ci tiene. Quello è un altro discorso, però io l'ho visto anche a Pescara, ragazzi. E va bene le gambe, va bene l'allenamento, era quello che si è allenato più di tutti perché non è andato nemmeno all'Europea. Perciò all'inizio fa fatica, eh, anche quando l'ha messo davanti nei due dietro Vlaovic con fagioli. però a me non piace, eh. Eh, sicuramente sbaglio io. Comunque l'Inter ha perso così per dire. Comunque ha perso, ma io non lo so nemmeno se gioca l'Inter. Ma è senza, anche senza Tarimi l'Inter. Ecco, motor nerd ti dice lo dare anche gratis, Locatello. Sì, lo letto. Ma chi se lo Io vorrei comunque. Ragazzi, siamo 18 in Rosa, compresi tre portieri e Savona. Con il Comune ci presentiamo con 400campisti e tre attaccanti, praticamente con Seculo, che sta andando alla Sampdoria, però. Eh. Ma la rivoluzione si fanno con i soldi. Eh sì, scusami. Te li che da Dai, Ma Barbieri è, è andato già? Cremonese, Cremonese. insieme a, a Niccolò Caviglia Niccolò Caviglia quando uscirà eh, quello dal Venezia entrerà. Lui non mi ricordo il nome. Siamo già in 16. Toglielo che andiamo a giocare con gli allievi. Locatelli, buon pacchino, Ci mancherebbe. Beh, devi farci una strofa di sta canzone o no? Di chi? Di che cosa? E perché devi fare una. Ma io ho detto sabato lo vedrete in diretta. Sabato lo vedrete in diretta. Comunque, dimmi, dimmi. Io andrei a prendere se proprio. Mi piace anche come giocatore. Fofana al posto di, di corso di, di Locatelli. Cosa ne pensi, Frank? Fofana. Tu sei già Turan. Un altro di impatto, un altro di corsa, mi no. dici. Scusate, noi diciamo sempre che ci aspettiamo le giuntolate poi prende Alcaraz in prestito senza obbligo lo critichiamo quando si prendono giocatori non troppo conosciuti il rischio che sia un flop ci sono però l'hai pagato un milione al mese se non sbaglio Alcaraz, eh? Cioè non è che è stato un prestito è costato anche per il tempo giocato e per quello che hai pagato allo saltento Vlaovic è troppo scarso mi, ci dice Antonio mm. Riccardo Michela non lo so cosa pensa Gigi Frank, Nico e Galeno ti soddisfano? Assolutamente sì. Sarai contentissimo se le Galeno tutta so. la vita. Perché Galeno? Galeno. Qua ha detto, qua ti hanno chiesto: Nico Galeno o Nico e Galeno? franico gonzalez e Galeno. Io preferisco. No. Che... Leggi, leggi. Frank, Nico e Galeno ti soddisfano? No, no eh io dico te... o Galeno. No, no. Tu dico tutte e due. Io ti ripeto: uno no, l'altro sì. E infatti quello più forte è Nico Gonzalez. Il non allenamento di compare. sulla giornata eh? Nico Gonzalez eh, è forte, Nico, ragazzi. Sì. Nico Gonzalez è forte. Io dice no, che forte è forte Nico tuo. Gonzalez assolutamente sì. vuole venire lui. Dice che vuole venire alla Juventus, eh. Si sblocca l'affare con Miners, nuova offerta, 50 più 5 di bonus. Ah, avrà letto Nick eh, eh, Gigi Mix. Va bene, aspettiamo. Nick Semerara. Pensa così considerare Semerara nel 2024. Giocare a sinistra, ma è dentro. Loro che hanno in seconda linea, potrebbe andare bene. Vedi? Bello così, perché ognuno è un terzino adesso che può giocare a sinistra. Ha giocato anche in mezzo al campo, sì. Se arriva comunque, loca farà la riserva si, e può andare bene, ci sta. Locatelli sembra Felipe Melo. Allora io, voi sei pronto? Non giochi, mica siamo la sanità. Eh. Domanda per Frank. Vai, vai, Apache, vai, vai. Gismis per mercato ad Minchiam. Grande Andrea. No. Come mm ha -hmm. sì. chiesto la sessione dopo il sabato di oggi, ormai è della Juve. Aspettiamo, dire per Frank, Il tuo giocatore preferito della storia della Juve della storia è difficile. Ce ne sono tanti. Uno dei giocatori che sono andato pazzo, ma pazzo, 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 è Davids perché io, quando giochi, giochi chiave per conto mio diciamo avevo quel ruolo lì David's poi normale del Pier, zidane uh, nedved uh, lo stesso De champ che secondo me era un equilibratore fantastico perché poi ci sono le caratteristiche dei giocatori i guai in ragazzi tevez ragazzi per esempio david e tevez rappresentano quello che sarei io nel campo anche a livello di carattere anche a livello di qualità ragazzi non scherzate non scherzate con me però quei, quei giocatori ecco ora mi volete male però è meglio che non lo dico dai non lo dico no no di di, di che cos'è di no io preferisco più network che del piero ma non parlo dei piedi parlo perché secondo me è più facile vincere con 11 network che con 11 del piero e congiunzione Dico Gonzales è forte. Anche secondo me, Andrea, basta dare sotto la Fiorentina, però. Cioè, e vabbè, ma allora, se si prendono, si sono presi, si sono presi Ken, se si dovessero prendere pure Arthur e McKenny. Diciamo che Nix e Meraro, è stato anche su juventus ha un account su X. Lo allora, Caminetti fagioli e e si riserve che si gioca nel posto con Coppa Turam e Dallas. Ci sta, ci sta. Ciao Frank, posso chiedere se anche tu, come me, pensi che, nonostante gli acquisti del centrocampo della US, sia ancora da mettere a posto, manca Cup Miners, manca da mettere ancora qualità. Dagas va bene, ma non solo, comunque. Gigi Mix non gli vorrei fare mm. il calcio mercato su mm, FIFA, mm. ma perché lui non lo fa su FIFA, lui lo fa direttamente su Football Manager. Eh, eh, eh. La Tini per i vecchietti, come... eh? Sì, ecco perché ha detto Nico. Io non so, giovanissimo eh, c'è per esempio Zidane. Tu dovevi giocare tra ragazzi, Davis, Tevez. Io andavo pazzo per quei giocatori. Il, il, il mio idolo degli anni precedenti dalla Juve: nessuno lo saprà mai, anzi, nessuno. Io l'ho detto già una volta su Juventus e lo ridico pure qua. Se volete, Lucianone Bodini. Dopo questa cazzata tu puoi andare a dormire o devi rimanere ancora sveglio? Oramai ci sto lavorando al computer. È Vignola, chi è Vignola? Cosa Beniam... fa Vignola? Beniamino Vignola. Ma... Perché Ragazzi, ce lo ricordiamo, avete... tutti? Perché ce lo ricordiamo tutti? Perché ce lo ricordiamo tutti? Perché ce lo ricordiamo tutti? Perché ha segnato il gol di finale di una Coppa Europea che prese, tra virgolette, doveva essere sostituto di Platini contro l'atletico Bilbao, se non sbaglio. Però che cazzo parlo a fare io? Dico, allora, ah porte. questa domanda qua eh sì di addirittura secondo me era anche più potente fisicamente dava la mano ancora di più alla squadra era veramente un giocatore insieme a Ronaldo quello dell'Inter era i due più forte del mondo secondo me secondo me sì c'erano partiti in cui Del Piero dormiva in campo, Ned dava tutto sì quei giocatori là a me piacciono i giocatori caratteriali che ce lo chiamano Lampione però a me piacciono quei giocatori, ragazzi. Eh, dobbiamo pagarlo noi. Tech sarà una brutta gatta da, da pelare. E chi cazzo è Vignola? Eh, Beniamino. Beniamino Gol in Coppa Vigno. delle Coppe. Eh sì, eh. Il mio idolo buffone, vedi? Perché fortunatamente, come ha detto Douglas Lewis, tanti. Lui giocava ai, ai, e prendeva Nedved e Davis, i videogames, ha detto. La Juve ne ha avuti tanti, fortunatamente. Vidal è stato il più grande negli ultimi Vidal ragazzi, 15 gol all'anno, 10 assist, Se stava Davis dappertutto. Se io dovessi paragonare un giocatore di oggi, a chi lo paragoneresti, Frank? Camavinga. Però non ha la stessa schizza, non ha la stessa cattiva Cioè, Proprio Davids, una... infernale. Infernale. Il malessere di Comane nasce dal fatto che la scorsa estate aveva avuto la promessa che sarebbe stato ceduto ora in qualche modo bisognerà arrivare ad una soluzione per nulla, grande Camilla, Frank, qualche volta ci dobbiamo rivedere la rimontata della Juve a ah, 2015-2016 uh, ricordamelo, lo faremo lo, nella settimana di sosta che ci la nazionale, lo vediamo su Youtube quei, quei dieci minuti di video che fecero i ragazzi, non mi ricordo come si chiama, JHTV, Juventus, che fanno i montaggi il mio idolo Andrade mamma mia eh sì ecco perché mi tanti, chiamare la musica dimmi, dimmi. Senti, ma quando mi inviti Mr. Gatta? Mr. Gatta è in vacanza anche lui io sto facendo la live domani è l'ultimo giovedì che faccio la live perché poi vado in vacanza anch'io peccato dopo ti rimani a casa <ride> ah io lavoro 11 mesi e mezzo e devo rimanere a casa tu non lavori 12 mesi su 12 mesi ma chi ti ha, no. ha detto che non lavoro? ma chi te l'ha Ad... detto che non lavoro? anche io in questo momento sto lavorando stai lavorando in questo momento? stai facendo sì. smart uh, working? no, sto mettendo, Ht, sì. sto mettendo a posto un computer che domani porto porta negozio secondo voi prendendo Gallena giocherà a sinistra e Edis farà il vice secondo me farà il vice anche Vlaovic uh, Ildiz grande, David, sapeva fare anche eh, troppo sottovalutato, ma in quegli anni c'era una marea di giocatori forti Sedorf. Sedorf. ragazzi è stato un altro gran giocatore che quando decideva che doveva giocare la partita la palla non gliela toglieva mai, perciò io sono contento dei giocatori che ha avuto la Juve nella storia, sperando che questi qualcuno possano venire così forti si deve essere frustrante per i calciatori ma eh, di cosa state parlando Fabri e Roby? non l'ho capito forse mamma mia che si sente? che cosa? si sente la mia voce? E voglia ah così si, si sente si si sente allora, fra un secondo dimmi si sente no. no questo volevo dire a posto. grazie ragazzi che questo per capire cazzo di cosa manca la spalla destra mi riesce a fare io, io parlavo parlavo per essere... sempre, però, siccome il microfono è nuovo ci sono delle funzioni e volevo capire grande nick eh, io, io, oh, ragazzi ci... Un'ora, altri cinque minuti e poi andiamo a letto, almeno io vado a letto. Gigi Mix fa smart working, lavora. Ha detto. Eh, sto lavorando. Ragazzi. Su YouTube, ragazzi, iscrivetevi su YouTube, no, David sottovalutato, mai il Pitbull è il mio preferito contro tre sei Monica. Io, io quando lo vedevo impazzivo. Cioè, poi quando si postò con gli occhiali con gli occhiali. Ringhio ring, ring, ah. 2, no, non esiste. Nemmeno paragonarlo perché la ah, qualità eh. di Davids non era paragonabile a nessuno l'hanno fatto passare solo uno che correva e dava mazzate l'hanno fatto passare in tante la solita narrazione anti-juve, anti-merde che stanno in giro l'hanno fatto passare sempre come uno di Grinte che menava cioè, Danilo, ma il sostituto sarebbe Savona? ragazzi in difesa da qualche parte però dobbiamo lasciare non si possono comprare 12 giocatori ragazzi, mettiamoci in testa questo si parlava del fatto che perché sta facendo il De La Laurense... Eh, raga! Eh... Sì. Purtroppo sì. Ricordate quando in panchina avevamo... Eh, Mutu e Del Piero in panchina giocavano a titolare Ibrahimo Mistreseghe. Beh, insomma. Del Anche Pier, era Mutu, un grande giocatore. Ripeto. Del Piero, Ibrahimo Mistreseghe. Del Piero Panchina, spesso. Da oggi abbiamo in quasi certezza il Todibo e Coppe, forse il ripensamento di Chiesa. Pian piano aveva una bella Juve. Allora, lo dico, l'ho detto ieri su Juventus. Se la Juve dovesse arrivare, Nico Gonzalez Coop Miners, Galeno, non conto nemmeno Todibo. Questi tre, nella tre quarti, davanti, lottiamo fino alla fine per vincere lo Scudetto. Se ne arriva solo uno di questi tre, faremo fatica ad arrivare in Champions. Ma tu dici che Tottipod non lo prende la Juve? No, io spero che non lo prenda, ma lo prende. Vabbè, ci serve un centrale, io un freno. Dai, un'altra domanda. Al posto di Dusa, chi faresti giocare? Treseghe o Ibra? Mm -hmm. Treseghe. Per il gioco di Allegri, Ibra. Per il gioco che potrebbe essere Tiago Motta, dove magari stai 30 metri più avanti, 20 metri più avanti, Treseghe. Però Treseghe, ragazzi, in area di rigore. Cioè, stiamo parlando qui, stiamo parlando con centravanti. vuoi bene a mamma o papà? Sono i più scarsi che vista la Juve. Per me, nel ca... però, nel caso, veniva da un curriculum non così scarso. Sturaro va ringraziato semplicemente perché accettava i suoi limiti e in campo dava tutto quello che no. per me. Molinaro, Motta, Marco Motta, sotto no. le perché era forte, Marco Motta no ma c'è di peggio Grigera. è boom song è boom Grigera song sta alla no Greg era di staccamo Greg era andava sulla fascia Davis fortissimo in tutto il centrocampista completo assolutamente sono d'accordo gli ultimi trent'anni. anni il mio preferito per caratteristiche è Ned mamma mia la furia c'è quanto ci manca anche la a me piaceva anche per il suo mestiere ma perché poi non hanno bisogno di vendere no? Loro come un retegui 25 milioni senza grandi problemi. Alexandro gli ultimi quattro anni di alexandro oppure se la gioca la grande con qualcuno è tutta la vita, tre seghe a 50 è arrivato. Davis, giocatore mostruoso, fortissimo tecnicamente, mostruoso, fisicamente ed iconico, sì. Segna sempre segna sempre 3 che 3 che oh mi fa sentire una strofa della canzone che hai fatto o è copyright De Seglie la no, canzone è mia beh, la canzone beh. quindi la posso cantare quindi non è un problema E canta 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 una strofa Canto non una. tutta oh, Aspetta in so serio una volta non so sì, se sto la barra sto mettendo devi la barra se vuoi fare sempre quello del circo non è sempre così no, no. per fare il simpatico si passa dal serio all'essere una battuta se no, capito? io ti non do i tempi televisivi posso, posso vai con la base la... oh. vai con la base Gigi Miss no, 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 facci emozionare facci accapponare la pelle facci alzare i peli facci alzare in piedi ragazzi tutti concentrati eh Oggi sono in casa tutto sembra buio e triste. Cerco di non pensare, ma il mio cuore insiste. Ma fra tante cose mi mancano le tue mani, e poi voglio pensare che siano già lontani. E camminando per le strade di città incontro tanta gente che mi chiede come va ma che giorno è se non sei qui con me non so se un tempo ci sarà oppure c'è io che credo ancora in questo nostro grande sogno ma tu sei tutto ciò di cui ho bisogno stop Bravissimo, bravissimo. Vedo che gli utenti Bravante. da 150 sono passati a 4. Grazie Gigi, veramente, veramente. Beh, a, Mauri lo paragono, motor, a Mauri lo paragono un po' un centravanti che conosco, diciamo, ultimamente. Cioè, ma ci rendiamo conto del sottofondo che abbiamo? Eh, altro, che, altro che sigla invece la delusione per me Henry è eh, però la, la Juve anche sbagliato scelta però quando è squadre forti poi era dedicata a Frank? no Madre era Santa, dedicata Frank, alle ragazze incavicati. di Juventus credo che abbia perso 250 utenti ma voi siccome mi volete bene capite che io faccio anche del bene per il sociale fenomenale solo questo <ride> credo che considero la canzone perfetta per Locatelli, sì, la classe è uguale. La tecnica di can... Porca miseria, non trovi i miei due cd che ho inciso quando avevo 28 anni in una sala registrazione, però con le canzoni di altri cantanti, alti nel senso di voce, come Ranieri, come Bocelli. E' l'amore, maledetta Io... sera. Io ti spacco i timpani, compagno era più forte come c'entravanti? Tre seghe o Zaghi? Tre seghe Lovic mi sembra ben tratti ma dai, ragazzi, non è Daniele di t 5 Grazie del follow, non dovete essere così cattivi. Allora, ragazzi, io oltre che ringraziare GG Mix, eh, grazie a te. e eh, Ringrazio chi si è abbonato, chi si chi ha lasciato il follow chi ha commentato a chi magari abbiamo lasciato un sorriso a chi ci ha fatto sorridere hai le opinioni, hai tanti motivi perché la Juve ci fa sempre parlare in questi anni fortunatamente almeno in quest'anno si parla soprattutto di, comunque di campo di calciomercato, chi potrebbe arrivare, chi potrebbe andare come si potrebbe giocare come, come funziona perciò questa è la cosa più importante noi ci vedremo domani sera con degli amici in live faremo l'ultima live della settimana per me poi il posto pure per però... me domani? No, non credo. Poi vediamo domani. Fammici pensare. Uno che mi ha deluso, Diego. Io poi vado giù a. Si dice da queste parti a raccattare moglie e figlio, fare qualche giorno di mare, a stare con gli amici. Anzi, non so se riuscirò a vedere qualche video domenica al nostro campo con, per esempio, Trinitapoli, che è il nostro paese. È Trinitapoli del mondo, i ragazzi che sono in giro per l'Italia, in Europa, che in questo momento ritornano. Al nostro stadio abbiamo creato, abbiamo collaborato, abbiamo con la politica, chi ci ha dato il campo, chi ci ha dato la possibilità, c'è uno Juventus Club official, c'è eh, gli amici di Trinitapoli, c'è quelli di Trinitapoli di sede, con la squadra invece dei politici, comunque dei, degli addetti al comune, dei, perché faremo un gol al diabete di tipo 1, perciò tutto il ricavato che noi daremo come chi viene a vedere la partita chi faremo come catering così Luigi Russo un mio carissimo amico che a Milano è in parte in piccolissima parte ho collaborato anch'io perché sono cose che fanno bene perché lo sport e il calcio perché il calcio è di quello che parliamo è di quello che siamo appassionati unisce amicizia ci ricorderemo sempre delle vecchie cose amici che ci conosciamo da 30 anni saremo una settantina di amici che faremo questo quadrangolare con una sola cosa che nel rettangolo verde Frank vuole sempre vincere, anche se poi dopo ci sarà un'enorme beneficenza. Questo mi piaceva dirlo perché si sta perdendo sempre questo filo. e Il calcio e lo sport deve essere sempre unione, amicizia, e nel campo ci si trasforma nella gabbia verde. Dopo poi si fanno le cose come si deve. Io vi voglio bene. No, vado dal mio paesello, il mio Trinitapoli, c'ho il mare là vicino. Oh, so ma con gli amici, vedere. dato che sarò San Ferdinando in Puglia. Eh. Ci possiamo ah, vedere eh, dimmi quando c'è San Ferdinando, che io vado a Bari, capito? <ride> che bastardo vi voglio bene. Ciao, amici. Ciao, Ciao, amici. Un abbraccio, ragazzi, ragazzi buonanotte amici. a tutti. Buono. Ciao Peppe, io non vinco mai maice, se vinco è perché lo merito, Peppe mentire, amico mio. Ciao, Buono. buonanotte, ragazzi.